Fabrizio, commentiamo questa sfida in cui la Massese non è mai riuscita ad impensierire Casa Pieri. Abbiamo sofferto tantissimo sulle palle inattive, Tognoni è stato bravissimo in molte occasioni, ci sono stati due salvataggi sulla linea, però ormai eravamo vicinissimi a portare a casa un risultato che sarebbe stato importantissimo. Beh, una volta che riuscivamo a rubare qualcosa era anche la giornata giusta, purtroppo io non l'ho nemmeno visto il gol perché ero coperto dalle panchine, però niente, il primo tempo è stato accettabile, il secondo tempo loro ci hanno sovrastato, è vero che abbiamo tanti problemi, però abbiamo fatto poco in fase di ripartenza, di possesso palla, il primo tempo diciamo che abbiamo tenuto abbastanza bene, poi è chiaro che più ti avvicinavi alla fine più c'era la speranza di portare in fondo il risultato. Io purtroppo sono stato espulso anche in maniera strana perché ero arrabbiato con il mio giocatore che era in panchina che ritardava a entrare e sono stato espulso e credo che ci abbia anche penalizzato questa cosa qua, perché dopo logicamente non potendo dare ordini non potevo farmi sentire alla squadra, non era semplice anche per i ragazzi in campo. Però complimenti alla Lucchese che ha dimostrato di essere una grossa squadra e noi insomma usciamo da questa partita chiaramente con la consapevolezza che la Lucchese in questo momento ha qualcosa in più di noi e bisogna prenderne atto. Adesso cerchiamo di serrare le file, di recuperare i nuovi e gli infortunati, insomma cercare insomma di ripartire, cercando domenica dopo domenica di farci una classifica importante. Insomma. Come te lo spieghi il fatto di non essere riusciti a creare occasioni da rete? Siamo arrivati 2 o 3 volte sul fondo, tutte e tre volte siamo arrivati male ai cross. Abbiamo sbagliato un paio di passaggi decisivi, però è chiaro che la Lucchese in questo momento a livello fisico di corsa ha qualcosa in più e l'ha dimostrato, però al primo tempo avevamo tenuto bene insomma. Però fa parte del gioco, insomma, la realtà delle cose, non ci dobbiamo abbattere, sapevamo che era dura, peccato aver preso col 90esimo perché ecco, pareggiare oggi poteva essere moralmente sicuramente una bella iniezione di fiducia, però insomma non è il caso di fare drammi, ora speriamo insomma che arrivi il tesseramento del nero e recuperare qualche acciaccato, peccato per Tosi che insomma sembrava a posto, però ha avuto una ricaduta, speriamo non sia niente di grave, però ecco, è un momento così, insomma, però ripeto, complimenti alla Lucchese che insomma ha fatto un'ottima partita. Direttore, un'ottima Lucchese questo pomeriggio che ha lasciato poco spazio alla Massese, l'unico problema è che siete riusciti a trovare il gol solamente all'ultimo minuto, potevate vincere con uno scarto maggiore. No, ma al di là di quanto l'abbiamo trovato, l'importante è averlo trovato, che penso che la squadra oggi abbia dimostrato una grandissima maturità contro una squadra secondo me molto forte, quindi siamo soddisfatti perché veramente oggi è stata, oltre che una bella partita, la Lucchese credo che abbia dimostrato una convinzione nei propri mezzi veramente da categoria superiore. Risultato importantissimo per voi che ora vi trovate in testa alla classifica. Sì, ora credo che ancora sia presto per fare delle conclusioni. Noi siamo una squadra che può tranquillamente giocarsi il campionato insieme alle 3 o 4 squadre che sono lì in avanti in classifica, quindi andiamo avanti di domenica in domenica per cercare di raggiungere questo obiettivo che sarebbe importantissimo. Dario, oggi c'era la possibilità di portare a casa un pareggio soffertissimo, probabilmente immeritato, non ci siamo riusciti per un'esitazione nel finale, abbiamo sofferto tantissimo in questa partita sui calci piazzati. Sì, sicuramente non abbiamo fatto una grande partita, soprattutto il secondo tempo, non siamo mai riusciti a ripartire, però ormai cioè, la partita si possono anche perdere, però perdere in questo modo, magari su un errore, magari su una palla inattiva, dove magari il sabato o gli altri giorni la studiamo, da noia, da veramente noia, perché era un gol evitabilissimo. Sarebbe stato un punto importantissimo, oggi però non siamo proprio riusciti a costruire, poche volte siamo arrivati sul fondo e quelle poche volte abbiamo crossato male, non siamo riusciti mai ad impensierire Casa Pieri. No, è quello sì, ti ripeto, soprattutto nel secondo tempo non siamo mai riusciti a ripartire. Però le poche volte che siamo arrivati magari sul fondo abbiamo sbagliato qualche cross,
però ti ripeto, perdere così da noi, perché un gol sulla palla inattiva al 90esimo è un gol evitabile. Mister, direi una prestazione ottima della sua squadra, ha dominato contro la Massese, l'unico difetto è non aver concretizzato la mole di occasioni create oggi. Questo è successo a Mezzolara, dove non abbiamo preso punti, è successo a Castelfranco, dove non abbiamo preso punti. Poi tendenzialmente la squadra ha sempre fatto bene, però questa è la vittoria di un grande gruppo, di giocatori un pochino più esperti come Lia, come Aliboni, come Specie, come Nolè, che durante la settimana si allenano da persone di qualità, nelle partite importanti come questo rispondono da giocatori di qualità. Sono contento per loro e la dedichiamo con tutto il cuore a Fabrizio Losicco, che è un giocatore che per noi è importantissimo, speriamo che gli accertamenti lo dicano che possa rientrare il prima possibile. È una vittoria importante anche per la classifica, ora siete lì in alto al primo posto. Sì, il campionato è lungo, ora dobbiamo pensare domenica per domenica con la giusta fame, no, senza giusta, di fame non è mai giusta, non è mai troppa, no? Dobbiamo avere veramente fame e voglia di lasciare il segno in una città così importante.